Ciao ragazzi, sto per uscire ad allenarmi in bicicletta. Come sapete, da oggi è entrato in vigore il nuovo DPCM, per cui nelle zone arancioni è possibile uscire nel proprio comune per qualsiasi motivo, mentre nelle zone rosse, non si può uscire di casa, ad eccezione di motivi di necessità, lavoro, eccetera. Poi si può uscire di casa per fare passeggiate nei pressi di casa oppure sport all'aperto, in maniera individuale. Per lo sport all'aperto non ci sono restrizioni, a livello di comune, infatti leggendo il decreto, che potete scaricare dal sito di governo.it potete vedere che, quando si parla di zone rosse, cioè zone a elevato rischio, non viene mai citato il comune di residenza. Proprio perché, non si può uscire di casa in generale, a differenza delle zone arancio dove, l'uscita nel comune di residenza è segnalata perché è totalmente libera. Voi potete andare al parco e, mettervi, su una panchina a leggere un libro, per esempio, in zona arancio nel vostro comune, e in zona rossa invece non si può. E chiaramente rimane sempre il dubbio di cosa succederà. Uscendo, se verremo fermati, se le forze di polizia, attueranno effettivamente il decreto come è stato scritto, oppure se ci saranno interpretazioni differenti. Quindi andiamo a vedere. Io adesso vado a fare il mio solito allenamento, che è circa un 20-23 km, un'ora di bicicletta. Vado sulla collina qua vicino a casa, e quindi attraverso diversi comuni vediamo, qual è la situazione. Accennate sotto, primo comune. Le strade sono davvero molto deserte. Ci sono molte meno macchine del solito. Iniziamo la salita verso il Colle dei Pasta. Adesso ci sono circa 10 minuti di salita. Vedo poca gente, anche pochi ciclisti. Di solito a quest'ora, in pausa pranzo, c'è sempre qualcuno. Al Colle dei Pasta, dove scollinerò e scenderemo verso Scanzo. È anche una bella giornata, fa proprio caldo. Siamo a Scanzo e via. Adesso una bella discesa. Siamo sul Colle dei Pasta, che è molto panoramico. Allì.
ultimi tornanti di salita. Vedete, c'è anche qualcuno che corre, se la gode. Allora, siamo di nuovo in cima, stiamo tornando al Colle dei Pasta, finita la salita, andiamo verso la discesa. Eccoci qua, siamo ancora al Colle dei Pasta. Come avete visto, non c'è in giro nessuno che ferma ciclisti solitari. Si può tranquillamente fare bicicletta all'aperto in solitaria. Ovviamente non è il caso di approfittarne, di affiancarsi ad altri ciclisti, creare assembramenti. Magari evitiamo i percorsi più frequentati la domenica. Però si può tranquillamente girare se fate il vostro giro di allenamento e uscite dal vostro comune, siete assolutamente in linea col DPCM. Ora mi aspetta la discesa. Completamente vuoto.